39-32, vediamo il tempo di vantaggio che ha sul secondo classificato. E il Barucchi, un ritardo di... Vai il Barucchi, che Giulia ha scommesso! Lei è pronto per il biglietto? Adesso arriva, terzo! In terza... Forza! In terza posizione è transitato in 51-20. E attenzione! Ed ecco il passaggio di Ornella Ferrara, la prima donna in 37-15 e 15 chilometri. Come da pronostico! Tutto da pronostico! 37. Signora, quanti biglietti ha preso lei? Uno, poi la vediamo. Sì, la signora scalpita, c'è risparmio di una vita da investire in questa lotteria. Moreno, guardiamola bene perché all'1.30 forse proprio. Attento con tanto di danno, fermatele perché loro continuano fino a che non le fermate. Egidio Bonifa si appresta a vincere la quinta edizione della maratona. Della mezza maratona Città d'Imperia con il tempo di un'ora sette e qualcosa, conclusione del bravissimo Hisham El Barucchi. Fra pochissimo ricordiamo, applaudito da Giulia, passa l'atleta scalzo al 13° chilometro, 27 maratone tutte scalze. Attenzione, complimenti per lui, 1:11:00 per il terzo classificato. Sì, è una nuova avventura per me. Aspettate, grande atleta, attenzione. Un'altra nuova avventura perché... Sì o no? Mi sbaglio? Sì, mi sbaglio. Allora è Ornella Ferrara che copia esattamente il risultato, pensate, del 2011, di un anno fa, quando concluse in un'ora 18:45 e ora sta per concludere quasi una gara fotocopia, un'ora 18:49, 4 secondi in più del 2011. Sì, ed è andata bene. Bravi tutti comunque. La seconda donna, Viviana Rudasso, le donne premiate saranno 7. Tanto guarda, volata su volata si chiude la gara per molti atleti.